campionato ancora difficile da decifrare. La seconda giornata infatti ci ha regalato altri risultati non del tutto pronosticabili, almeno nelle proporzioni. Vedi ad esempio il più 20 di Brescia con Cantù o il meno 13 di Cremona a Trento. In testa solo in due sono rimaste a punteggio pieno: Milano, che ha faticato ma ha battuto Avellino grazie a un buon McLean, e Venezia, quasi mai in affanno con Capodorlando. Una partita che siamo riusciti a girare e a tenere a punteggi per noi consoni, con finalmente una difesa molto presente, e che ci ha permesso i primi due quarti di tenere un margine di vantaggio minimo, ma che nel terzo e quarto quarto ha alzato l'intensità decisamente, breccando fra terzo e quarto quarto, ora non mi ricordo il parziale, ma un parziale importante, 18-0 mi sembra che ha chiuso la partita. Da applausi il primo acuto della Deflex, che senza uno statunitense, sotto di 16 punti dopo appena 6 minuti di gioco, ha avuto la forza e la bravura di risalire e battere in scioltezza l'ambiziosa Brindisi, anche grazie al consueto apporto del Palacarrara. Siamo teneri, la dimostrazione è questa, che abbiamo fatto anche un'ottima partenza, forse ci siamo specchiati un po' troppo e non abbiamo capito che giocare fuori casa, specialmente in un posto come Pistoia, avere 10 punti di vantaggio non è niente. Bel match a Reggio Emilia con i ragazzi di Menetti a festeggiare la vittoria su Sassari dopo un tempo supplementare. Nessun problema per Varese contro Caserta, mentre Torino, trascinato da un ottimo White, ha avuto la meglio di Pesaro soltanto nel finale. Mercoledì sera alle 23, giovedì alle 19, su Sport IVL, canale 193, c'è Terzo Tempo con tutte le interviste di tutti dopo gara da tutti i palazzetti. Da non perdere!